Ok, riprendiamo con, continuiamo con l'osservabilità e con la forma canonica di osservabilità di Kalman. Allora, un sistema ingresso-stato-uscita, lineare stazionario, e lo scriviamo già nella variabile, diciamo z, variabile stato z e nella matrice con apice, è in forma canonica di osservabilità di Kalman se matrici dinamica e dell'uscita, per cui la matrice di ingressi non ci interessa, possono essere scritti in questa struttura e se le matrici a primo O e C primo O sono osservabili, se la coppia è osservabile. Quindi che cosa facciamo? Va bene, prima di tutto noi decomponiamo il nostro, partizioniamo, chiedo scusa, il nostro vettore dello stato. Le dimensioni sono O per quanto riguarda la componente osservabile, il complemento ad N per la componente non osservabile. Ora, la struttura di A' e C' è una struttura duale rispetto a quella che abbiamo già visto, cioè A' è uguale a A' con O, 0, qualcosa diverso da 0, A'. E C' è meglio scriverlo qua sotto, è uguale a C' con O, 0. Questa coppia deve essere osservabile, quindi significa che quando vado a calcolare il nullo della matrice di osservabilità associato a questa coppia, il nullo deve dare l'insieme vuoto per essere un sistema in forma canonica. E queste devono essere due matrici tendenzialmente, generalmente rettangolari di elementi nulli. Vediamo un attimo le dimensioni di queste due matrici. Le righe di C sono M, le colonne qui sono O, qui sono N-O, qui abbiamo O righe e N-O. Va bene? Queste sono le due matrici dinamiche quadrate. Questa è una definizione. Quindi il mio sistema è in forma canonica di osservabilità di Kalman se soddisfa questa definizione. Posso sempre portare un sistema dinamico, lineare e stazionario in forma canonica di osservabilità applicando una opportuna matrice di trasformazione di similitudine. Questa matrice di trasformazione di similitudine, beh, non mi sorprenderà, visto che abbiamo già studiato la raggiungibilità. Non vi sorprenderà, ma la matrice di trasformazione di similitudine è una matrice in cui io prendo una base per il sottospazio di osservabilità e una base per il sottospazio di non osservabilità. Questa condizione è solo sufficiente. La condizione necessaria e sufficiente è un po' meno, diciamo, stringente, però dal punto di vista così applicativo questo va benissimo, non ci serve necessariamente andare nell'altra, diciamo, nella definizione, nell'utilizzo della matrice di trasformazione con la funzione necessaria e sufficiente. Siamo soddisfatti così. Quindi un sistema dinamico in forma qualsiasi, calcolo x con o, x n o, applico questa matrice di trasformazione di similitudine e porta il sistema nella forma canonica di osservabilità di Kalman. Va bene? Anche questa dimostrazione non la facciamo, non è particolarmente, diciamo, illuminante dal punto di vista concettuale, è semplice, si tratta semplicemente di applicare le proprietà dei sottospazi, ma non la facciamo, accettiamo questo come risultato. Quello che invece è utile è capire, quando io sono andato in forma canonica di osservabilità, qual è l'interazione fra i sottospazi? Allora,
questa matrice dinamica ovviamente me la posso riscrivere rispetto alle componenti z1 e z n. Bene, se faccio il prodotto, allora questo significa che io z punto che riscrivo partizionato, quindi z punto è z punto con o, z punto n o, uguale a primo che ha questa struttura per z che è partizionato in z con o e z n o. Lo faccio solo per il primo, giusto per vedere, però è la stessa cosa, diciamo, facciamo senza le lineette sotto. Allora, quando vado a il più in questo caso ignoriamolo completamente. Quando vado a fare questo prodotto, chiaramente anche se sono blocchi, diciamo, si dimostra valere, diciamo, la stessa procedura implementativa del prodotto matrice vettore. Quindi posso fare questo blocco per questo vettore, questo blocco per questo vettore, e quindi ho che z punto con o è uguale ad a primo con o z con o. Poi ho che z punto n o è uguale a qualcosa z con o più a primo n o z n o, e poi ho che y è uguale, quando vado a fare il prodotto c primo per z o e z n o, questo va a pescare solamente z con o. Bene, quello che è importante a questo punto è osservare qual è l'interazione dinamica tra i vari sottospazi. Allora, ragioniamo un attimo. Cosa mi dice la definizione di stato non osservabile? Mi dice che la sua evoluzione libera nell'uscita è identicamente nulla. Vuol dire che questo signore qua ha un'evoluzione che non si propaga nell'uscita. Allora, z con o, immaginate una qualsiasi condizione iniziale diversa da zero, e quindi la sua evoluzione che è dettata da questa equazione differenziale, ma zno non compare né nella dinamica di z con o e non nell'uscita, perché l'uscita va solamente a pescare z con o. Quindi l'evoluzione di zno non si vede fuori. Ci fa piacere, non ci fa piacere, beh, dipende dall'applicazione e dipende dalle condizioni di questa matrice dinamica. Ma se fossero modi divergenti, avrei un sistema dinamico con modi divergenti e non avrei sensori per accorgermene. Chiaramente, fisicamente, qualcosa sta succedendo, per cui da qualche parte, diciamo, questa cosa la pago in qualche modo, ma il mio sistema costruito come bravi sensori non se ne accorge finché non si rompe qualcosa. I modi divergenti hanno sempre conseguenze, diciamo, poco piacevoli. La mia componente osservabile ha la sua brava evoluzione e io fuori la vedo. L'interazione della componente osservabile verso quella non osservabile è possibile, certo, perché non pregiudica la proprietà della componente non osservabile di essere tale. Questa viene influenzata, sì, tanto io comunque non la vedo. Questo nello schema blocchi si vede in maniera simile a quella raggiungibilità. Vediamo un attimo, facciamo un attimo questo schema blocchi. Io qui ho z. Thank you.
moltiplicato per la matrice delle uscite e mi dà questa bella uscita qua. Beh, qui ho l'integratore e la componente non osservabile, che viene sì influenzato dall'altro, ma questo signore qua non esce da nessuna parte. Questa freccia qua rimane monca, posso pure fare. Quello che succede qua dentro non è visibile. Io accedo al sistema dinamico solamente attraverso Y, che è l'uscita. Come abbiamo avuto modo di dire, in qualche modo l'uscita e l'ingresso sono due aspetti ingegneristici del modello matematico. Le equazioni rappresentano la fisica, per cui sistema meccanico piuttosto che elettrico non posso intervenire lì. Gli ingressi sono, chiamiamoli motori, cioè sono gli ingressi con cui io posso alterare la dinamica, posso intervenire nella dinamica, e le uscite in qualche modo sono i sensori, e quello che io vedo lo devo vedere come? Beh, con un sensore lo devo poter misurare. Quindi qua c'è qualcosa che non vedo, c'è una dinamica che non ha ripercussioni sull'uscita. Capiremo che questo significa che la presenza di un sottospazio non osservabile mi preclude la possibilità di stimare tutto lo stato. Lo capiremo, diciamo, dalle prossime lezioni, quando andiamo a fare, ad affrontare il problema di stima dello stato. Questo è quello che è lo schema a blocchi che ho appena disegnato. Sono invertite le parti, cioè sono una sopra e una sotto, ma sono concettualmente identiche. E basta, e questa è quella che abbiamo visto prima, che è la trasformazione di similitudine. Dove vanno a finire gli autovalori? Gli autovalori in una trasformazione di similitudine rimangono invariati, per cui non cambiano il valore, ovviamente non aumentano di numero perché il numero è la dimensione della matrice dinamica, quindi è n, ma non cambiano il loro valore. Dove vanno a finire? Beh, questa è la mia matrice dinamica, è una matrice triangolare a blocchi, gli autovalori di A' con O e gli autovalori di A' n O uniti mi danno gli autovalori della matrice dinamica A di partenza. Ok? Ok, ho il mio bravo circuito e voglio verificare le proprietà di osservabilità di questo circuito. Ancora non so perché, però per ora è più che altro, diciamo, un esercizio matematico. In realtà poi capiremo che, per esempio, possiamo costruire un sistema di monitoraggio, per cui se abbiamo un circuito di un certo, una certa dimensione, con pochi amperometri messi in maniera opportuna, noi possiamo stimare l'andamento di correnti e tensioni in tutto quanto il circuito. Va bene? Però per ora non lo sappiamo. Decidiamo di scrivere il modello matematico e lo scriviamo scegliendo come stato le correnti con 1 e con 2 nei due rami, e come uscita, beh, mettiamo l'amperometro su Y con 2, vuol dire che io l'amperometro lo sto mettendo qua, dove c'è il mouse, va bene? Ho deciso di mettere l'amperometro là. Che cosa succede? Vediamo. A, B e C li ho già calcolati. Introduzione, la parte di modellistica. Quindi devo solamente calcolare la matrice di osservabilità. La matrice di osservabilità, la prima riga è data da C e la seconda riga è C per A. Faccio il prodotto, ma chiaramente C per A, poiché C è 0, 1, C per A significa andare a prendere semplicemente la seconda colonna. Va bene? A rango pieno? Sì, lo vedo a occhio che è a rango pieno. Per qualsiasi alfa diverso da 0 non ho bisogno proprio di fare nulla, perché a rango 2, va bene, m vale 1,
n vale 2, quindi la matrice di osservabilità è quadrata. L'unico caso in cui è quadrata è quando l'uscita è scalare. Ok, però ho messo l'amperometro qua, in realtà potrei mettere l'amperometro qui. Ok? Vabbè, intuite che se lo mettini con uno è la stessa cosa per simmetria, perché sono uguali i due rami, ok? Quindi l'altro caso che potremmo aver fatto è di metterlo in I. Cosa cambia? Cambia solamente l'equazione di uscita. Facciamo un equilibrio delle correnti a questo nodo qua, che esce fuori se io faccio l'equilibrio delle correnti qui. La somma, quindi I è uguale a I1 più I2, quindi la matrice del C quanto vale? La presenza o meno di un sensore. Quindi che cosa mi aspetto spesso, almeno nei nostri casi in C? Se misuro o meno una variabile, io mi aspetto 1 o 0. Ok? Posso avere situazioni come 1, 1 perché sto misurando la somma di due variabili. Ok? Posso avere dei coefficienti in qualche modo di normalizzazione legati al sensore, ma tendenzialmente C contiene questa informazione. Quindi se ho un solo sensore mi aspetto 1 e tutti 0 se misuro proprio una grandezza. Se ho più sensori, insomma, mi aspetto di conseguenza. Lo vedremo con un piccolo esempio anche adesso. Ok, ma torniamo al mio amperometro che ho messo qua. Ok. Dove sta? Quindi questa è la C, va bene? Quella che abbiamo detto, 1, 1. La matrice di osservabilità, vabbè, calcoliamocela un attimo, giusto per... Quindi la matrice di osservabilità con questa uscita, la prima riga abbiamo detto che è C, e poi devo fare C per A, va bene? Per cui C per A è 1, 1 che moltiplica... meno 2 alfa meno alfa meno alfa meno 2 alfa. Quindi il primo elemento è 1 1 che moltiplica meno 2 alfa meno alfa, quindi è 1 1 per la prima colonna, va bene? Che è meno 3 alfa. 1, 2 è la prima.
prima riga per la seconda colonna, che è meno 3 alfa. Qual è il rango della matrice di osservabilità? C'è scritto lì, è 1, vabbè, perché ha due rigori. Ok? Solo posizionando il mio sensore in un posto diverso di un circuito molto banale, io ho perso, e io dico perso perché è chiaro che l'osservabilità, sto intuendo che è una proprietà che mi piace avere in un sistema dinamico, io ho perso la proprietà di osservabilità del sistema. Quando io mi trovo con rango 2, la proprietà di osservabilità è di tutto il sistema, bene? Così come la raggiungibilità, quando il componente è raggiungibile è il sistema che è raggiungibile, io ho perso questa proprietà a parità di sensoristica, quindi a parità di costo del hardware, se volete, vuol dire che non sono stato molto furbo e vedremo meglio che vuol dire questo. Ok, facciamo una bella decomposizione in forma canonica di Kalman e cerchiamo di avere altre informazioni. Allora, forma canonica, per portarlo in forma canonica, io voglio, devo trovare la matrice P, che è il sottospazio ora dove li vado a prendere questi? Dalla matrice di osservabilità, l'immagine di ho trasposto e il nullo di ho. Ora l'immagine di ho trasposto, la matrice O è questa di sotto, va bene? L'immagine di ho trasposto, so che è rango 1, prendo la prima colonna e quella è l'immagine di ho trasposto. Quindi questo qua è 1, 1. Il nullo di O me lo faccio calcolare dal MATLAB, oppure ad occhio mi faccio un complemento ortogonale di quello precedente, meno 1, 1 è ortogonale. Va bene, se diciamo ho i vettori freschi in memoria lo posso fare a mente, se no ho il MATLAB. Il MATLAB non mi avrebbe dato 1, 1, mi avrebbe dato radical 2 mezzi, però mi avrebbe dato questa direzione. Ok? P a meno 1, e invece me lo faccio calcolare al MATLAB, vabbè, 2 per 2 si può anche fare a mente, però diciamo me lo faccio calcolare al MATLAB ed è questo. Ok, e allora? Beh, allora applico la trasformazione di similitudine e ottengo che il nuovo stato è, sono partito da x, i con 1 e i con 2, arrivo a uno stato z uguale 1 mezzo e guardate i con 1 più i con 2, i con 1 meno i con 2. Ok? I con 2 meno i con 1. Perché meno di qua. Di qua. Ok. Allora, la matrice dinamica, a parte, diciamo, i numeretti, deve avere lo zero dove? In alto a destra, quindi faccio il calcolo e qui sui lucidi non lo rifacciamo, viene che avremo è 3 alfa 0 0 meno alfa. Quindi cosa devo guardare? Devo guardare la presenza dello zero qua. Questo qua non mi dà fastidio, perché qui io ho degli elementi che sono generalmente diversi da zero, che possono essere non necessariamente nulli. Invece io qui devo avere una matrice rettangolare, in questo caso vabbè è 1 per 1, di elementi tutti nulli, ok? Accoppiato a che cosa? Alla matrice delle uscite C', che è uguale, in questo caso è 2, 0. Questo 0 e questo 0 qua devono combaciare e questo devono essere osservabili. Quindi ho portato in forma canonica, beh, la forma canonica
a questo punto mi dà un'informazione molto chiara di che cosa non sto guardando. La componente non osservabile è questa, la differenza fra le due correnti. Se io metto l'amperometro in una posizione sbagliata, quello che vedo banalmente è la somma, ok? Cosa perdo? La differenza fra le due correnti. In questo caso si può toccare con mano perché è un sistema dinamico molto semplice, altrimenti diciamo, non è neanche così facile capire cosa sto perdendo. Però ok, quindi la forma canonica ci aiuta anche a dare questo tipo di lettura. Ok, adesso entriamo in un problema che è enorme come conseguenze ingegneristiche, e lo troveremo più volte. In teoria dei sistemi che in robotica. Allora, fatemi un attimo inquadrare il problema. Se io misuro la velocità di un oggetto e penso di poter avere la sua posizione integrando la velocità, sto commettendo un'ingenuità, nel senso che dal punto di vista matematico non c'è problema, dal punto di vista ingegneristico l'integrale della velocità non ci dà la posizione. E ora cerchiamo di capire in che senso. Adesso vediamo un aspetto matematico, ma lo ritroveremo più volte e ci facciamo anche diciamo dei casi studio in questo corso. In robotica è palese. Per renderci conto di come sia evidente che l'integrale della velocità non ci dà la posizione, basta che noi pensiamo che i nostri automobili hanno bisogno del GPS per essere localizzate, eppure la velocità ce l'abbiamo. Non è sufficiente integrare la velocità per avere la posizione di un oggetto. Non esiste nessun sensore interno a un oggetto che ci dia la sua posizione e orientamento nello spazio. Va bene? Lo vedremo nel dettaglio, ma giusto per completare il discorso. Se io ho un oggetto che posso rappresentare con posizione e orientamento, l'orientamento, dedicheremo diverse ore di lezione in robotica alla rappresentazione dell'orientamento, questo oggetto qua, posso conoscere il suo orientamento? Sì. Cosa sfrutto? L'orientamento si misura a tre gradi di libertà, quindi sono essenzialmente tre variabili. Due variabili le posso misurare sfruttando la gravità, quindi con un inclinometro, e poi un'altra variabile con il campo magnetico terrestre. Va bene? La gravità mi fido della misura un po' dappertutto sulla superficie terrestre. Il campo magnetico terrestre, se io lo misurassi qua, non sarebbe affidabile. Qua intendo in quest'aula. Se io lo misuro vicino a del ferro, a dei metalli, non è affidabile. Che vuol dire? Ogni volta che lo misuro vicino, per esempio, a un edificio, ok? Non è affidabile. Sul tetto ci dava il campo magnetico terrestre, una bussola che avevamo comprato abbastanza economica, ci indicava l'est, ok? Perché ci sono delle deformazioni locali. Quindi già l'orientamento, due grandezze, le misure uno no. Per la posizione x, y, z, x e y non ve lo dà nessuno, ok? Z, la pressione atmosferica, è veramente inaffidabile come misura e cambia anche in base al clima. Sott'acqua invece la pressione è una misura affidabile, il sensore è economico e abbastanza affidabile. Per cui se io voglio misurare posizione e orientamento di un oggetto in 6 gradi di libertà, non ho un sensore che mi dia questa misura. Va bene? Inclinometro mi dà due grandezze, profondimetro mi dà una terza, la bussola, ok, se sono lontano da strutture metalliche la bussola.
problema maggiore è XY, ok? E questo significa che, per esempio, diciamo, abbiamo sviluppato il GPS e non è una cosa economica. Tra l'altro, GPS è il nome di una specifica implementazione, ma si dovrebbe chiamare GNSS, perché in teoria c'è anche Galileo, quello lì europeo, che però diciamo, non so bene a che punto sia. Allora, vediamo dal punto di vista matematico perché non posso integrare la velocità per avere la posizione. Che cosa faccio? Prendo il caso più semplice, che è un punto materiale, quindi è tutto scalare qui, va bene? Forza uguale massa per accelerazione, e aggiungo un attrito viscoso, va bene? Ora, abbiamo visto che quando abbiamo sistemi meccanici, tipicamente lo stato è dato da posizione e velocità. Facciamo la stessa cosa anche qui. La derivata della posizione ci dà velocità, quindi x punto con 1 ci dà x con 2, e poi la derivata della velocità fa comparire la dinamica. In questo caso abbiamo sempre diviso la massa tutte e due, questo è x con 2 f con b diviso m, quindi meno f con b diviso m, per x più 0, 1, per f, va bene che è uno scalare, 1 su m. Questo è il modello matematico del punto materiale, quindi, che poi tra l'altro si muove su una retta, per cui è la cosa più semplice che posso immaginare. Vediamo un attimo, se io misuro solamente la posizione, se misuro solamente la velocità o se misuro tutte e due. Se misuro solo la posizione, la mia matrice delle uscite quale sarà? Ditemelo voi. Mm? 1, 0. Allora, immaginiamo di avere questo fantastico sensore che mi dà 1, 0. In realtà, se io ho un punto che si muove su una retta, non è neanche troppo difficile. Costruisco un sistema di visione e lo vedo. Però, sistema di visione vuol dire comunque un oggetto esterno, Se io misurassi solo la velocità, e vabbè, 0, 1. E se misurassi tutte e due, che matrice avrei? Considero una matrice del tipo 1, 1. Perché? Perché significa che io avrei un sensore, se io faccio x uguale 1, 1, x, starei facendo posizione più velocità. A parte che dimensionalmente magari posso mettere un coefficiente, non conosco un sensore che faccia questo, quindi manteniamo l'interesse a aspetti, diciamo, un po' più pratici. Ok, allora io sono in fase, diciamo, di studio del problema e dico, ma io posso avere tre situazioni diverse. Qual è l'osservabilità per queste tre situazioni? Beh, l'osservabilità in queste tre situazioni è questa. Nel primo caso io ho che ho, quindi questo qua corrisponde un O che è una matrice identità 2x2, vabbè, lì ho scritto I identità 2x2. Nel secondo caso O è uguale a questa matrice qua, e nel terzo caso
terzo caso uguale a questo. Allora, facciamo dei commenti. Se io misuro solo la posizione, il sistema osservabile sì, completamente sì. Questo significa che dalla definizione non esiste uno stato non osservabile, e questo significa che qualsiasi evoluzione libera, qualsiasi evoluzione libera con qualsiasi valore dello stato tranne quello nullo si vede, cioè a qualsiasi corrisponde un'evoluzione che non è identicamente nulla. Ok? Ok. Quindi se questa è una proprietà positiva, diciamo, ce l'ho se io misuro solo la posizione. Se misuro solo la velocità, qual è il rango di questa matrice? Il rango è 1. Allora, questo qui mi sta dicendo che io posso avere delle evoluzioni libere conosciute identicamente. Ora, per ora rimane un aspetto piuttosto così, ancora un po' astratto, ma questo significherà che io non posso stimare lo stato, cioè posizione e velocità, non li posso stimare, perché avrò la necessità di avere una matrice di osservabilità di rango. In realtà, se faccio la decomposizione qua, quello che non posso stimare è proprio la posizione. Okay. Rango di O3. Vabbè, O non l'ho chiamato 3. Rango del terzo caso. Quant'è? 2. Allora, è 2, ma guardate un attimo, le prime due righe, tra l'altro, sono uguali a questo. È 2 e io ho 4 righe. In questo caso io ho un sensore in più, inutile, utile, sono considerazioni ingegneristiche. Dal punto di vista matematico potrei tranquillamente non utilizzare questo sensore per avere la proprietà di osservabilità. Dal punto di vista ingegneristico sono contento di averne uno in più. Perché? Lo vedremo. Perché posso vedere se un sensore si rompe, perché posso fare ridondanza, perché posso fare fusione sensoriale, è un fatto positivo, va bene? Ma dal punto di vista matematico questo e questi sono la stessa cosa. Ok, qua ci sono un po' di domande e capiremo meglio durante il corso questo concetto, perché l'integrale della velocità non è la posizione. Qua sono un po' di domande a cui potete pensare. Ok, vediamo velocemente anche l'ultimo, il test PBH, e poi facciamo la pausa. Questo ve lo dice nell'help della funzione del comando OBSV OBS, che vi dà la matrice di osservabilità. Però io non l'ho trovato lo stesso testo nel comando CTRB, che dà la matrice di raggiungibilità, no? non l'ho trovato. Va bene, che cosa dice? Beh, molto semplicemente dice non vi fidate quando utilizzate la matrice di osservabilità per fare i vostri calcoli se le dimensioni sono, e non dice neanche quanto, perché usa l'espressione handful of states, che è assolutamente generica, va bene? Quindi dice semplicemente, guardate, è molto importante dal punto di vista educational, quindi per capire i concetti. Senza le matrici di raggiungibilità e osservabilità è molto più difficile spiegare i concetti e quindi capirli. Però poi dal punto di vista pratico abbiamo bisogno di altri strumenti, anche altri strumenti. Bene, quindi questo è il motivo per cui introduciamo anche il test PBH, e vabbè, che è l'acronimo del cognome di questi tre signori, e quindi lo vediamo un attimo senza dimostrazione. Nel caso della osservabilità abbiamo una situazione che è
ancora una volta fatemi usare il termine duale, e cioè il rango di una matrice che ha dimensioni, la matrice, allora le righe di questa qua sono, no, questo è il rango, le righe sono n, le righe di queste sono m, quindi questo oggetto qua ha n più m righe di n colonne, va bene? Deve avere rango n per ogni lambda appartenente ai complessi. Ancora una volta, questa è una proprietà che non ha un'immediata applicazione, perché lo dovrei verificare per ogni lambda appartenente ai complessi, ma si può dimostrare che la stessa cosa deve valere solamente per n punti del piano complesso, e cioè per gli n autovalori della matrice dinamica, ok? E quindi a questo punto questa è una proprietà operativa, perché devo calcolare n volte il rango di una matrice. La dimostrazione ci sta, ma non la facciamo. Saltiamo anche questo esempio, ve lo lascio qui, sulla rete di serbatoi, ok? E interrompiamo adesso e continuiamo dopo pranzo con il tempo di scheletro, che sarà molto più veloce, e concludendo alcuni concetti, ok?